A distanza di 5 mesi dall'ultimo successo proprio contro la Viterbese, il Teramo festeggia i primi 3 punti della stagione in campionato, battendo i laziali con un gol di Cucurullo, la seconda marcatura consecutiva dopo quella valsa il pareggio contro la Lucchese. Guidi manda in campo la formazione attesa con Rillo e Cucurullo per l'appunto a prendere il posto di Azio Osmanovic e Viero e con Bernardotto confermato in avanti insieme a Malotti e Rosso. Nella Viterbese c'è Capanni centravanti assistito da Murillo e Volpicelli. Si inizia subito a ritmi elevati e con grande aggressività senza però annotare grosse occasioni. La prima è quella che capita all'11° a Capanni che approfitta di un errore in fase di uscita di Piacentini per tentare un pallonetto che Tozzo para però senza molti problemi. Gli ospiti sembrano farsi preferire per volontà di portarsi dalle parti dell'estremo difensore di casa rispetto al Diavolo che invece è spesso nella propria metà campo. Al 19° lo scambio ravvicinato tra Volpicelli e Capanni vede Tozzo pronto ad uscire per evitare guai peggiori. 3 minuti dopo Urso impegna dalla distanza il portiere biancorosso che non trattiene ed è fortunato a non trovare il tapin ravvicinato di un avversario. Il Teramo prova a destarsi con un tentativo dalla distanza di Rosso che termina fuori e soprattutto con Bois che al 26° servito da Rillo supera il suo avversario ed impegna Bisogno che alza in angolo. Dagli sviluppi poi Piacentini impatta di testa il pallone ma non trova la porta. Al 30° forse la chance migliore del Teramo con Arrigoni che da calcio di punizione trova il duo Bisogno e Palo a negargli il gol del vantaggio. Dagli sviluppi Bois viene ammonito per simulazione perché per il direttore di gara accentua in area di rigore un contatto con un avversario. Il Diavolo sale di intensità e da una discesa sulla sinistra di Bernardotto Malotti non trova da 2 passi la deviazione vincente verso la porta. Al 39° ancora Teramo con Bois che dalla destra serve Bernardotto che di volontà impegna Bisogno e sulla ribattuta Rossetti trova il muro ospite a schermare il tiro. Il Teramo inizia la ripresa come ha terminato la prima frazione, con Bois che al 12° lascia sul posto 2 della Viterbese e mette in mezzo per Malotti che non trova il tempo di impattare di prima intenzione il pallone in aria. Il gol che il Teramo merita arriva al 24° e trova ancora in Cucurullo spunto vincente. Il centrocampista raccoglie un colpo di testa di Rosso e con una serie di palleggi in semi rovesciata infila Bisogno sull'angolo alla sinistra del portiere. Proprio l'ex cavese rimane a terra poco dopo, con cambio necessario perché entra in campo Fiorani. Contestualmente c'è anche Birligea per un ottimo Bois. Al 36° il Teramo rischia grosso, da un lancio dalle retrovie Simonelli si ritrova tu per tu con Tozzo, che però riesce a respingere il tiro abbastanza centrale del giocatore gialloblu. La Viterbese chiude il finale di gara in pressione a caccia del pareggio, non riuscendo però a creare grossi pericoli dalle parti della porta del Diavolo, che riesce finalmente ad esultare per il primo successo in campionato. Sabato prossimo per i biancorossi ci sarà la trasferta in casa della Pistoiese.